Ci sono dati allarmanti che dicono che il numero delle vittime di violenza da parte degli uomini contro le donne sono in aumento, fino ad arrivare purtroppo alla tragicità del femminicidio, 142 vittime lo scorso anno, quest'anno siamo già a 94, ma anche tantissime vittime di abuso sessuale, di abuso fisico, di violenza psicologica, economica, di stalking. Allora, cosa fare di fronte a tutto questo? Dobbiamo rinforzare la rete del centro antiviolenza, rinforzare le azioni territoriali delle forze dell'ordine, le sinergie. Abbiamo stanziato 30 milioni adesso che andranno alle regioni, quindi ai territori per attuare piani preventivi e di presa in carico del fenomeno e in via sperimentale quest'anno per la giornata di lunedì lanciamo nella campagna di Libera Puoi un progetto di microcredito di libertà, investiamo 1 milione di euro come fondo di garanzia per attivare un progetto di microcredito per le donne vittime di violenza che devono poi ricostruire una loro esperienza di vita autonoma dopo l'esperienza della violenza e quindi che devono essere supportate, accompagnate, sostenute in questa ricostruzione di libertà dopo. Dobbiamo certamente portare avanti il protagonismo femminile nella nostra società. Le donne vanno riconosciute portatrici di dignità in quanto donne, in quanto fe femmine capaci di essere nel mondo lavorativo, familiare, sociale, portatrici di una specificità che deve essere riconosciuta, custodita e valorizzata. Questo da un punto di vista culturale, fin dalla prima infanzia. Poi ovviamente c'è tutta una dinamica di carattere sociale che chiede a tutti noi di permettere alle donne di essere libere, di poter decidere, di dire dei no, di dire dei sì nella loro vita. Quindi devono essere messe nelle condizioni lavorative, economiche, di poter essere indipendenti, capaci anche di attivare percorsi altri rispetto ai percorsi della violenza alla quale a volte sono soggette. Ed è per questo che si deve lavorare anche rispetto ad un'autonomia della dimensione femminile rispetto a quella maschile. Ovviamente poi c'è tutto un tema di riconoscimento delle fragilità sociali, comunitarie, per riconoscere quei punti nevralgici e critici all'interno dei quali la violenza si insinua pian piano e sono processi che, se riconosciuti all'inizio, possono essere interrotti ed è chiaro che questo lo può fare una dimensione comunitaria prossima e attiva nei territori. Grazie.